È importante a Taranto parlare di cultura, di come viene gestita la cultura, ed è importante farlo con chi è del settore. Sono con Fabio Fornaro, operatore culturale e in particolare attore. E allora iniziamo questo discorso sulla cultura, cultura e spettacoli a Taranto ed eventi. Ci troviamo in via Umbria e proprio parlando di cultura siamo dinanzi alla tomba a camera che risale al III secolo avanti Cristo. Una tomba a camera miseramente chiusa da anni, completamente impolverata, all'interno, come si vede dalle immagini, c'è un degrado mai visto. Ma questa è la cifra di un'amministrazione che calpesta la storia, la cultura, perché tenere chiusa una realtà del genere significa, uno, non avere rispetto della storia, due, tarpare le ali al turismo, alla crescita del territorio, una crescita che dovrebbe essere legata alla cultura. Se fosse solamente una, questa realtà sarebbe anche positivo. Il problema è che come queste in giro per la città ce ne sono tante altre, perché non dobbiamo dimenticare quella che c'è in via Alto Adige, non dobbiamo dimenticare quella che c'è in via Terni, non dobbiamo dimenticare quella che c'è all'intersezione fra via Sardegna e Corso Piemonte, via Marche, a maggior ragione la tomba dell'atleta in via Crispi. È la città in cui la cultura viene negata, la storia negata, chiusa. Il problema è che nel corso del tempo queste strutture, al di là di tutto quello che poi di storico ed importante hanno, sembra che ormai facciano semplicemente parte dell'arredo urbano. Quasi siano un peso. Quasi come se non esistessero, che forse è anche peggio, perché ormai credo che nessuno ci faccia neanche più caso al fatto che sono anni e anni e anni che sono chiuse, il che in questo periodo è ancora peggiore come situazione, se ci rifacciamo al fatto che anche ultimamente, come ben sappiamo, arrivano le navi da crociera. Le prendo come esempio, naturalmente. E poi viene tanto decantata questa storiella di Taranto, capitale della Magna Grecia, e poi quando giustamente le persone sbarcano dalle navi, sono, fra virgolette, costrette a dover andare da altre parti, quando invece... La Valle d'Itria in primis. La Valle d'Itria, contro il quale non abbiamo assolutamente... Anzi, sanno valorizzare le loro ricchezze. Sarebbe altro, assolutamente. Sì, però sapere che esistono determinate situazioni, determinati luoghi e determinate possibilità e però vengono negate non solo ai turisti ma soprattutto ai cittadini di Taranto. Credo che pensiamo alle scolaresche, no? Scolaresche, ma anche al cittadino stesso che potrebbe diventare tranquillamente turista nella propria città. Ecco, c'è un'altra riflessione. Se noi compariamo il modo di fare cultura, di valorizzare i beni esistenti nelle altre città rispetto a Taranto, c'è un abisso. Sembra di sì, forse perché c'è poca programmazione. Basta andare a Matera, chissà dove. Assolutamente. A Martina. Possiamo andare a Martina, possiamo andare a Lecce, possiamo andare a Matera, possiamo andare nel Barese, possiamo andare dove vogliamo. Credo che ci sia poca programmazione, spero, ma purtroppo credo anche che ci sia anche poca conoscenza, perché se si mettessero le persone giuste nei posti adeguati, le persone esperte delle diverse materie che contraddistinguono le amministrazioni comunali, io credo che queste cose non avverrebbero, perché chi conosce la storia, chi conosce i luoghi, chi conosce il significato della parola cultura saprebbe, io credo, valorizzare questo tipo di situazioni, cosa che invece non è così, ma posso dire... Perché si sa ormai le nomine
assessorili, sono nomine prettamente politiche che nulla hanno a che fare con la meritocrazia. Io avrei messo ora la delega per quanto riguarda la cultura è avvocata dal sindaco, ma io avrei messo anche in precedenza, c'era Marti, un esperto, un vero uomo di cultura, un esperto di cose storiche, passatemi l'espressione. Evidentemente sì, Marti lo conosciamo tutti, è stato un attore anche abbastanza rinomato e conosciuto fino a qualche anno fa, però... Cosa c'entra con certi elementi culturali? Non bisogna pensare che la cultura sia solo andare a vedere uno spettacolo o andare a vedere un concerto, la cultura ha mille sfaccettature e altre mille ragioni che possono interessare appunto i cittadini, ecco.